Il ruolo dell'attaccante comunque è quello sempre di fare gol e cercare di portare la propria squadra alla vittoria, quindi diciamo che oggi ho fatto bene il mio compito, l'importante era mettere minuti sulle gambe e poi ecco, quando ti capita l'occasione di sfruttarla al massimo perché amichevoli come queste ti aiutano ad entrare in forma per il campionato. Ante me l'ha toccata, io ho calciato di prima, neanche me l'aspettavo. Sì. Tanto c'è sempre da migliorare, anche se fossimo stati al massimo c'è sempre da migliorare. Poi è normale che ancora le gambe non girano al meglio perché siamo un po' carichi di lavoro, e quindi quando magari staremo un po' al 100% si vedrà meglio dove possiamo migliorare. Sicuramente sotto l'aspetto del gioco possiamo migliorare ancora su qualche sponda sbagliata, qualche giocata un po' frettolosa, ecco, queste si possono migliorare. No, allora intanto c'è da dire che comunque io sto bene fisicamente, ancora ho da lavorare perché devo arrivare al massimo per l'inizio del campionato, quindi ecco, sfruttare l'uno contro uno è sempre stato, diciamo, un mio punto di forza, quindi quando mi capita l'occasione cerco sempre di portarla a mio favore. Fortunatamente oggi ci sono riuscito un po' di volte e quando succedono queste cose per me sono segnali positivi. Io sono mezzala, però il mister se mi prova là vuol dire che mi vede e lo faccio molto volentieri, senza nessun problema. Ma ti dico, non ho preferenze, mi trovo bene sia da mezzala che da esterno, quindi quando c'è da fare sia la mezzala la faccio volentieri, mi trovo bene, poi quando ci sono, cioè proprio perché la mezzala richiede degli inserimenti è un punto a mio favore, ecco. 6 mesi fa eravamo un gruppo molto diverso perché erano gente un po', come lo dico? Sì, un po'. Invece ora siamo tutti un po' giovani, mix giovani, c'è pure molta di esperienza come Bocchetti, Sforzini, Zauri, Ivan, e siamo molto compatti, uniti. Come ho detto ai ritiro, voglio tornare in Serie A col Pescara io. E speriamo. Ha